Ragazzole, benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite. E oggi vi porto un qualcosa di veramente super succulento, perché dopo tantissimo tempo, praticamente 2 anni, vi riporto una bellissima challenge su Fortnite, ovvero la Swap Challenge. E peraltro la facciamo in Ranked Real, quindi con un livello di difficoltà un pochettino più alto. E ormai ragazzi è passato un sacco di tempo, perché dalla mia ultima Swap Challenge sono passati ormai tipo 2 anni e passa che ancora portavo gli occhiali da vista. Quindi è il caso di riproporvela. Per chi non sapesse come funziona la Swap Challenge, non vi preoccupare, ve lo spiego io. Fondamentalmente ragazzi, non appena la partita sarà iniziata, io potrò costruire il mio inventario a mio piacimento. Ma ogni volta che andrò ad uccidere un nemico su Fortnite, io dovrò buttare tutto per terra il mio inventario per prendere appunto l'inventario completo del mio avversario. Quindi se per esempio il mio inventario è così, tutto quanto leggendario super figo, e l'inventario del mio nemico è così, quindi tutto quanto grigio e bruttino, purtroppo dovrò ugualmente fare lo switch. Chiaramente le utilities come per esempio il jetpack, l'impulso, magari gli hardwall o i medaglioni e le cure, quelle chiaramente ragazzi si tengono, perché sennò sarebbe estremamente difficile, soprattutto perché comunque sono in Ranked Real. Quindi se siete felici di questo grandissimo ritorno, di questa bellissima challenge qua sul mio canale YouTube, non vi resta che lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto, perché sono il mio carissimo amico Asbulla, se potrebbe incazzare come una iena. E vi ricordo inoltre che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, trovate il link qui sotto in descrizione. Inoltre ragazzi, molto importante, se volete diventare molto più forti a fightare, a costruire, editare, non vi resta che giocare la mia mappa 1v1 Ranked con 0 delay e il massimo delle performance. All'interno della mappa 1v1 ragazzi troverete chiaramente tutte le armi della nuovissima season, così che comunque potete allenarvi in maniera super realistica. E ovviamente ragazzi, una cosa molto importante, soprattutto per chi ha magari un computer un pochettino più deboluccio, se cliccate questo pulsantino l'intera mappa svanirà come per magia. E questo ragazzi vi darà ovviamente il massimo delle performance e il massimo degli FPS. Quindi ragazzoli, se la volete giocare, quello che trovate qua sotto è il codice della mia mappa 1v1 Ranked. Ora però ragazzi, direi di non perderci più in chiacchiere e di passare alla Swap Challenge. Io vi auguro una buona visione. Ci facciamo il loot e vediamo di iniziare la nostra challenge. Allora, il pompa l'abbiamo, onesta, la OG l'abbiamo. Ci siamo messi già abbastanza bene a livello di loot, quindi se mi pusha qualcuno ora sinceramente ci godo. Dai, signor Ghost Cubus. Ah, ovviamente questo qua era in volo, quindi non ho nulla da prendergli del loot, perché è letteralmente nudo. Quindi ovviamente la Swap Challenge in questo caso non posso fare nulla. Eccolo, eccolo, eccolo. Sul castello, raga, l'avete visto? Eccolo. Eccolo. Ah, stanno teamando. Stanno teamando, ragazzi. Vabbè, ragazzi, dai, GG. Vi faccio banare tutti ora. Sono in 2. Cioè, capite perché le challenge, ragazzi, non l'ho più fatte per tantissimo tempo in live? E questo è il problema, ragazzi. L'unica cosa è che senza un jetpack scappare da queste persone che ti guardano in live non è facile, zì. Cioè, il jetpack sarebbe... OG, pompa, ok. Ho il salute, ragazzi. Pompa verde, OG blu. Sono messa in realtà abbastanza bene. Materiali ne ho, ci siamo, raga. La challenge per chi fosse entrato in live adesso si chiama Swap Challenge. Consiste nel, ogni volta che ammazzo un player, devo lasciare tutto il mio loot, a parte materiali, hardwall o medaglioni, se in caso dovessi averne. E devo prendere tutto il suo loot al posto del mio. Ovviamente le cure le posso utilizzare per curarmi e basta, cioè. Quindi le armi e tutto devo ovviamente lasciarle e prendere quelle dell'avversario. Quindi se il nemico ha delle armi di merda rispetto alle mie, purtroppo le devo prendere ugualmente. Se uno non ha armi, giochi con le tue armi ovviamente per un'altra kill. Ma tanto nessuno, è impossibile che non abbiano armi. A meno che non è uno in live che sta sta nudo con una pistoletta grigia, lo fa apposta per griffarmi. Ah, è quello con il bot! È quello che mi ha pushato prima, ragazzi! Sì, è quello, raga. Ok, prendo il suo pompa, prendo il suo scar, mi faccio un big, mi prendo il fizz e mi faccio anche il medikit e ci siamo. Ok,
Tenete presente, ragazzi, che la skin, quella della sirena, è palesemente uno snappo. È quello che se mi ha pushato. Non al. Ah, però l'isola mi sa che era una Kuno, vero, raga? Era una Kuno? Possibile che era una Kuno, quella che mi ha pushato all'inizio? All'isola, non mi ricordo la skin. Vedete, vedete? Avete capito? Questo è quello che mi ha pushato all'isola per ammazzarmi. Ve l'ho detto, ragazzi, avete visto? Era la Kuno con il bot. E non so perché si è fatto uccidere. What? Secondo me si è pentito della situazione. Ovviamente ce l'hanno con me. Ok, raga, non va bene stare qua. Troppa gente, devo fare attenzione. Non posso infilarmi in questi fight. È troppo rischioso infilarmi in questi fight. Troppo. Ok, lui ha il jetpack, eh? Ma poi perché sparano solo me, raga, però? Che p***o c'è? Raga, ma sparano solo me, ragazzi, sparano solo me. Non si fightano, chat, non si fightano, ve lo giuro, non si fightano. Raga, ma è loot? Eccolo qua. Ok, pistoletta. Quanto fa la zona? Ok, buono, 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 raga, l'ho trovato. Aveva la pistoletta oro, perfetto, perfetto, raga, pure il jetpack. Ah, ovviamente, raga, il jetpack è un utility, quindi quella si può tranquillamente tenere. Come anche l'impulso. Ok, facciamoci il big in seconda. Allora, c'ho 300 di legno, cappe di mattone. Non sto messa male. Devo solamente profilarmi la vita e trovare magari qualche altra curetta, perché siamo 7, raga. Devo fare attenzione adesso a fare le kill, perché non è easy. Ok, raga, dobbiamo un attimo aspettare. Purtroppo dobbiamo giocare così. Non ho molta scelta. Aspettiamo un attimo, ragazzi. Quindi, la skin, quella là, della core, della professoressa, è pericolosa, perché è pericolosa. E se me sarà messo pure... Oh, sono mini shield quelli, raga? Che mi sa che sono mini. Ah, un mini, GG. Capirai. Mo sono ricca. Lascio un loot, ragazzi. Forse dovrei andare, ragazzi, per le cure, secondo voi? Medikit. Secondo voi, raga, è un rischio? Mini. Minchia, però ci starebbe. Oh, vedo dove va la zona. Ah, ma è in zona lì. Raga, devo andare. Secondo me devo andare. Ok, in realtà ho trovato quasi un c***o, però. In realtà ho trovato... Mi sono preso un po' di mazzi in più e due mini in più, quindi va bene così. E anche due impulsi in più, che l'impulso, raga, ci possono stare, eh. Possono aiutarmi parecchio l'impulso alla fine, fidatevi. Perché sì, col jetpack, ma l'impulso sono l'impulso, eh. Non... Ricordiamoci questa cosa. Forse torna in zona, raga, sapete, eh? Se torno in zona vado a farmi il medikit. Dai, sì. Ok. Io faccio il medikit. Cicicicil. Qua, raga, ora è la situazione quella là. È quella situazione là, ragazzi. 1v1v1. Sono obbligato a fare così. Ora se la prendo solo con me sto qua. E quello è il problema. Devo aspettare che si fightano, raga. Devono fightarsi loro e andare dopo io. Tanto l'impulso, non è un problema. Quello là con l'impulso, ragazzi, vi giuro che lo posso mettere. Faccio finta di non avere impulso. Faccio finta di spaccare come tipo per dire non ho impulso. Potrei morirci, raga. Io ve lo dico. Io potrei essere morta, eh.
GG, raga. GG. Raga, non posso vendere il loot. Cioè, non ho proprio scelta. L'impulso perfetta, ragazzi. L'impulso perfetta. Raga, ovviamente in quella situazione non potevo minimamente, cioè non potevo andare fuori zona a prendere il loot di quello morto. Cioè non potevo farlo in quelle situazioni irreali. Ovviamente non puoi fare una roba del genere. Quindi ho dovuto continuare a fightare con le mie armi, per forza, sì. Oh, ci stava. Non troppe kill, perché comunque siamo in Unreal. Però l'abbiamo gestita bene. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo fantastico video. Swap Challenge completata con successo, peraltro in Ranked Unreal. E come avete visto all'inizio c'era anche uno stream sniper che mi voleva dare fastidio mentre che stavo facendo appunto la mia challenge. Probabilmente questo ragazzo si sarà pentito e come avete visto è venuto da me per farsi alla fine uccidere. E sinceramente ci godo. Quindi, ragazzi, se questa Swap Challenge vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate tanti pollicioni in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, qui sotto nei commenti, consigliatemi qualche altra challenge che potete portarvi qui sul canale YouTube, ovviamente sempre su Fortnite. Quindi datemi i vostri consigli perché magari vi potete portare qualche altro video molto molto succulento. Ora però, ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto. Bella a tutti, ragazzi.